al lancio lungo, mentre nel secondo tempo siete riusciti a giocare meglio. È stata una scelta tattica o siete stati costretti all'atteggiamento della Lazio o da qualche altra cosa? Adesso? Buonasera. Era una scelta del giardiniere, che il campo era un po' brutto e non era facile all'inizio, quando loro facevano il pressing non era facile giocare la palla per loro, per noi. E il secondo tempo, quando tutti siamo un po' più stanchi, è più facile tenere la palla e giocare la palla. Mister, buonasera. Buonasera. Quello che le volevo chiedere, a prescindere che sicuramente si è vista più intensità rispetto alla gara con il Parma, la cosa più importante dal punto di vista tattico, non si sono viste le distanze troppo lunghe tra i reparti, tra il centrocampo e l'attacco. In alcuni momenti, paradossalmente, si è visto anche un 4-5-1 in cui i due esterni d'attacco davano molto una mano al centrocampo. Ecco, per avere una continuità di stare molto corti per quasi tutta la gara, cosa ci vuole secondo lei? Io credo che abbiamo fatto tante partite simili a questa dal punto di vista tattico, con la squadra corta, la squadra stretta. L'unica partita più chiara no, è il Parma, perché è una partita che si gioca a casa e abbiamo perso palla. Dortmund lo stesso, era noi perdiamo la palla e così la ripartenza era più pericolosa. Oggi chiaramente con la squadra corta, come diceva, è più facile, sì, il campo è brutto e dobbiamo giocare la palla lunga, è più facile per noi fare il pressing, l'abbiamo fatto benissimo. Credo che oggi la prima cosa è l'atteggiamento, la intensità, e dopo dal punto di vista tattico la squadra ha fatto un grandissimo lavoro. Buonasera mister, qua. Dove siamo? Qua. Buonasera. Tanto chiaro, complimenti per la vittoria, però è sembrato fra Napoli e Lazio la differenza l'abbiano fatto i grandi giocatori, i Higuain su tutti, nel senso che Lazio ha avuto occasioni nel primo tempo, ha giocato anche un inizio di ripresa abbastanza buono, poi però il contropiede o comunque gli errori difensivi dei centrali a Lazio hanno favorito la sua squadra. È d'accordo che molto è basato su questo grande talento dei giocatori che ha il Napoli, questa grande differenza sul gioco non si è vista tra le due squadre, d'accordo o no? Possiamo fare un discorso diverso, ma alla fine non è importante. L'importante è che abbiamo fatto 4 reti fuori casa con una squadra buona, una squadra che lavora bene dal punto di vista tattico, che ha un buon allenatore, che ha giocatori del livello. Oggi noi abbiamo fatto il nostro lavoro e loro hanno provato, ma credo che la difesa ha lavorato bene. Abbiamo sbagliato soprattutto nel secondo gol che abbiamo subito, ma credo che la nostra difesa, la squadra nella fase difensiva lo ha fatto bene. Mister, nel primo tempo abbiamo visto una squadra un po' impaurita, come se le 3 sconfitte a livello psicologico avessero influito sull'atteggiamento in campo. Nel secondo tempo più spigliati, più sicuri nel portare palla. Quanto può far bene questa vittoria per liberare un po' la squadra dalle pressioni, dalle critiche, anche di una piazza che cambia idea molto repentinamente? Io ho provato prima la partita a fare una conferenza stampa per spiegare un po' qual è la situazione di questo nuovo Napoli. È un progetto lungo termine, un progetto per arrivare tanti anni al vertice della classifica e potete vincere qualcosa. Questo progetto chiaramente passa per ogni partita lo stesso, ma dobbiamo guardare avanti. Credo che la squadra ha mostrato carattere, ha mostrato intensità dopo una sconfitta con una squadra di massimo livello in Europa. Per me questo è l'aspetto positivo. Chiaramente vincere partite aiuta per la fiducia della squadra, per giocare con più tranquillità, ma il discorso per me deve essere lo stesso. Noi non dobbiamo parlare di dobbiamo vincere questo, dobbiamo vincere l'altro. Dobbiamo vincere ogni partita e per questo lavoriamo ogni settimana con tranquillità, che è la chiave per me. Hanno fatto tante domande del modulo, del ritiro, del riposo. Credo che è come gioca la squadra, come va avanti, si cresce, si non cresce, e credo che sta crescendo. Questa dimostrazione di oggi significa che la squadra sta crescendo. Mister, rimanendo un po' su questo discorso, durante... Il suo, il mio? No, questo qua che stavamo facendo adesso che faceva il collega, durante il regno delle due Sicilie, quindi durante l'epoca borbonica, c'era un brocardo, un detto che recitava: viva il re e morto il re. Lei in queste settimane, dopo l'esaltazione, no, dei primi mesi,
facendo i dovuti scongiuri, quindi cambiando un po' questo brocardo, ha sentito questa esaltazione e poi questa non esaltazione, cioè il rischio che Napoli, un po' come l'Italia in generale, però possa continuare a pensare vive il re, morto il re? No, ho sentito che qualcuno era un po' nervoso, il mio lavoro è fare il contrario, essere tranquillo, darle fiducia alla squadra, e ho detto che questi ragazzi lavorano ogni giorno, ogni allenamento, lavorano al 100%, sono molto tranquillo perché sono sicuro che vinceremo tante partite come questa, è partita difficile, perché hanno la mentalità giusta, hanno la voglia di farlo bene e ascoltano, così credo che ogni partita vedremo che la squadra è ancora più forte. Bene, grazie, buona